Dávide. Dávide. Occhiata.
sedicesimi di Europa League, questa sera scende in campo il Napoli, partono Pei, sono attesi dal Villarreal dopo lo 0-0 al San Paolo. Per noi è tutto, al prossimo appuntamento con le news di Centrosuono Sport. Questa è Centrosuono Sport 101.5. Spot, ieri siamo stati a cena dallo Scopettaro. Capirai, immagino come sarete stati. Ah, ti sbagli, pure. Çocuklar nerede? Göremedim. Piano di controllo. No, senti. Si battono in due ruote. No, questa è la Telecom, ferma un attimo lì alla Telecom, magari esce qualcuno. Vabbè, non è che. E come dire, chiama 35-70. Ah, non so un po'. Con quel parcheggio lì fuori. Santo parcheggio. Quelli che hanno fatto quelle la. Come si dice? Bravo. Senti un po', ma che te sei sentito con Simone? Simona, Simona, che c'è qui? Ma allora c'è già una amichetta mia, che mi sta sempre da un certo visore, potresti fare qualcosa. Ancora non l'ha provato? Con internet. Ma dai! Volendo tecnicamente si vede qualcosa, o che vedi il computer sul televisore, ah ecco, ti fa vedere quello che dice lui. Non capisco.
sì, sì. Una rapelta. Ma dai. Io la bimbi sono stati chi dentro mai c'è niente. È proprio vero che chi c'è il pane c'è i denti. Infatti ti ho detto che facevi una puntata secca sulla Roma di ieri, ti avevi preso 4, ne piavi 3.000. Poi c'è piavi busto, ti giocavi tutti il 3.000. Con 2.000 ti avevi persi, era meglio. Oh, mi lancio un po' di kick outside. Hotel de Shea, pazza, farà finire. Vabbè. Sì, perché mai... Ma io faccio il pomeriggio, sto là su con un rientro mio, 8 persone. Mo mi fermo, ma da mettere i cosi alla lavare. Ma devi essere nervoso, no? Ma noi camminiamo, ma voi camminate, secondo me. Ripeto, poi bisogna pure gli orari, perché si sta poco niente. Oggi è giovedì, oggi qualcosa più spizzi, è giovedì e venerdì che stanno arrivi. Vendete il foglio, sai? Non c'è nessuno, manco Francesco non ci sta giù con te. No, non sono affluzzi. Scano... può essere, può essere. Lo chiama Hillary. Se fa la mattina. Va. Allora a sto punto andrà meglio, a questo punto che prima di lui. No, no, non era meglio. No, no, lo so che te sei un martiniero. Allora che mi dici? Senti, ma non per farmi affare tua, ma hai dovuto devi fare il passaporto per la ragazzina? Ha fatto, sì. Venga, vamos.